San Marco è considerato importante a Firenze e fuori Firenze da cattolici e non cattolici. Chi si interessa all'arte, alla spiritualità, alla storia conosce l'importanza di San Marco, la conoscono anche i domenicani, tanto è vero che probabilmente se facessero un sondaggio interno all'ordine non sarebbero a vincere quelli che vogliono la chiusura, ma gli altri. No alla chiusura del convento domenicano di San Marco a Firenze, annunciata nei mesi scorsi e ormai prossima a realizzarsi. A tornare a protestare contro la decisione dell'Ordine dei Domenicani, questa mattina di fronte alla chiesa e poi in corteo fino alla sede dell'Arcivescovado in Piazza Duomo, alcune decine di cittadini che si uniscono alla protesta dei frati del convento. Il decreto di soppressione da parte del padre generale dell'Ordine però è già stato firmato. Parte dei frati verranno trasferiti nel complesso di Santa Maria Novella, mentre proseguirà l'attività della chiesa e del museo. La biblioteca rimarrà aperta ma perderà a quanto pare la sua autonomia diventando collegata a quella di Santa Maria Novella. Il convento è attivo fin dal 1400, ci hanno vissuto tra gli altri personalità celebri come Savonarola e il Beato Angelico. Nei mesi scorsi lo stesso cardinale e arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori ha chiesto all'ordine di rivedere la decisione senza successo. Andremo anche dal Papa, ci sarà una delegazione dal dottor Franco Mariani, il dottor Eugenio Gianni e il sottoscritto a portare le firme delle persone che sono comitati, nati, spontanei, perché la storia di San Marco è una storia secolare. Chiudere significa creare un monumento, una struttura senza anima, perché proprio quello che abbandona questo posto è proprio l'anima che è nel convento di San Marco. I comitati sono nati spontanei, proprio appena avuto notizia di questo provvedimento di chiusura, anzi di soppressione, il termine preciso di soppressione, si sono messi in movimento e il risultato è questo che vediamo qui oggi e ce ne sono tanti anche dietro di voi. Quindi ci auguriamo che il Santo Padre ascolti la voce delle persone e possa revocare questo provvedimento senza nessun tipo di polemica con la comunità domenicana.